fortunatamente sono un pensionato. Era importante per noi partecipare e intervenire con il nostro documento, ma probabilmente, anzi sicuramente, sono state dette tante cose in maniera approfondita, quindi preferisco rubare poco tempo e dire poche cose. Una fondamentale, che non si può pensare di uscire fuori da una crisi come questa a livello non solo individuale, ma nemmeno di settore. È indispensabile, quello che diceva Chiarelli prima, che si riesca a far sì che si stimoli, che si crei un coordinamento fra tutte le realtà siderurgiche che in Italia oggi sono in sofferenza, Taranto, Terni e così via, perché questo è indispensabile. Secondo, bisogna aver chiaro che non c'è niente di strano in quello che sta facendo il Partito della Nazione, perché qualche volta Renzi l'ha così nominato e solo il fatto che qualcuno abbia pensato di chiamarlo così mi fa venire brividi. Il Partito della Nazione ha fatto la sua scelta, ha scelto non tanto il mercato, ma ha scelto la finanza, cioè ha scelto di anteporre i domini finanziari, il denaro e quant'altro alla dignità, all'uomo, alla donna, alla dignità del lavoro e del lavoratore. Questo è il discorso importante. Per questo è importante, quando noi diciamo che è necessario che lo Stato in qualche modo, ora come ha detto prima Calaioli, per l'amor di Dio, non vogliamo che si capisca improvvisamente che il capitalismo non può curare perché è la malattia, non è la medicina. Però, vabbè, ci sarà tempo, la dimostrazione c'è chiaramente, perché un sistema economico che ogni 20 anni crolla è evidentemente un sistema economico imperfetto. Se non ci se ne rende conto, non ci se ne rende conto perché molti potentati hanno interesse e così sia. Quindi è rispetto a questo che bisogna andare. Il problema è che il partito che governa lo Stato, che governa la regione, che governa il comune, è quello che ha fatto la scelta chiara di privilegiare interessi economici piuttosto che interessi e la dignità dei lavoratori. Questo è quello di cui dobbiamo renderci conto, di cui dobbiamo prendere atto. Cioè il discorso che ci sia un partito democratico che dice delle cose per impreparazione, no, non è così, è una scelta precisa. L'ha detto bene prima il tecnico che è intervenuto. Il problema dello Stato che è presente serve perché prima di tutto affranca davvero i lavoratori alle bizze economiche delle varie multinazionali. E poi perché ci sono i momenti di bassa in cui lo Stato si fa garante della dignità dei propri cittadini e dei momenti di alta in cui invece c'è interesse anche economico. E questa è la funzione che ci deve essere in qualche modo. È importante che si capisca questo. È importante anche un'altra cosa. Rebrab non ha investito proprio niente qui. Qualcuno prima diceva investimento grande eccetera. Rebrab ha comprato una palazzina di 2 piani. Vuol dire un caffè. Vuol dire che se gli funziona sfruttare la situazione economica dell'animo della città di Piombino ormai frustrata, perché voglio dire, dopo tutto questo tempo di cassa integrazione e licenziamento nessuno si azzarda nemmeno più a pensare di avere dei diritti. Se questo gli funziona a campo libero, al porto, a tutta la situazione, se non gli funziona ha buttato via il caffè e qualche caffè si butta via. Questo è il problema. Non ha pagato assolutamente niente, non ha ancora finanziato niente e si sta perpetrando con l'aiuto e col sostegno del Partito della Nazione una truffa ai danni dei lavoratori. Questo è il concetto di fondo. E per chiarire questa cosa, un'altra cosa che ci hanno ormai da anni, già dal tempo dei fagli di Bagnoli, ci hanno contrabbandato che una cosa importante, vitale, come la 398 per la nostra zona, doveva sempre essere in cambio di qualcosa. Allora dei fanghi, poi noi si dicevano ai fanghi e allora poi uscì fuori il discorso della SAP. Insomma, dobbiamo dare per avere qualcosa. Non è così. Noi dobbiamo avere chiaro che ci sono dei diritti di cittadini, diritti umani, di dignità. La 398 è un nostro diritto, non la dobbiamo avere in cambio di niente. Questo è il concetto di fondo.
fanno più. Quindi va capito semplicemente una questione: il lavoro è una dignità, non c'è da dare niente in cambio di niente, rinunciando ai propri diritti significa soltanto non dare possibilità di sopravvivenza e di continuazione dell'economia della nostra zona. E adesso questa riflessione dobbiamo fare tutti, con il coraggio di riunirci tutti insieme, di fare una, si diceva una volta, una massa critica, un insieme di persone che con lo stesso, le stesse necessità, gli stessi bisogni, sono in grado davvero di opporsi allo strapotere del mercato e della finanza.